Pensando alla vita e alla missione di Padre Pio, mi vengono in mente le parole del Papa Paolo VI, che definì Padre Pio un rappresentante stampato delle stigmate di nostro Signore Gesù Cristo. Vedeva in lui un uomo che portava impresse sulla carne i segni della passione di Cristo. Un uomo che portava sulla sua carne i segni dell'amore, un uomo che nel corso della sua esistenza ha parlato con la vita dell'amore che si dona fino all'effusione del sangue. Padre Pio ancora oggi non fa altro che parlarci di Gesù e di questo grande mistero, non fa altro che condurci a Lui. Lasciamoci allora prendere ancora una volta per mano dal suo esempio, lasciamoci illuminare dalla santità della sua vita, perché questi giorni particolarmente fecondi di grazia, ecco, ci siano propizi per una vera ed autentica conversione del cuore. Impariamo anche noi a saper trasformare i momenti di sofferenza che stiamo vivendo in questi ultimi tempi, a saperli trasformare in tempo di grazia.